E bella a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video qui sul mio canale YouTube. Siamo tornati con un video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Ragazzi, quest'oggi vi porto il video update del sabato, perché appunto ieri non sono riuscito a farlo, in cui vediamo le novità, in particolar modo un'analisi dei banner, perché questa settimana sono entrati tanti nuovi banner, oltre ai due banner del Super Dream Collection che già erano in essere, e quindi mi immagino ci sia un po' di, non confusione, ma comunque necessità, diciamo, di fare ordine, soprattutto per i nuovi in generale, per chi gioca ancora a Dream Team in modo competitivo, e quindi capire quali sono eventualmente i giocatori su cui pullare e da chi partire. Ovviamente ragazzi, vi chiedo supporto, un bel like, come sempre, avere una consulenza mi aiuta davvero tanto, e poi alla fine del video, ragazzi, lasciatemi la vostra, il vostro parere nei commenti. Lo leggo sempre molto volentieri. Un annuncio prima, perché, ragazzi, dopo tantissimo, tantissimo tempo, finalmente, settimana prossima, non ho ancora una data, ve lo dico, ma tornerò in live, perché appunto col caro amico Stella, che saluto sempre, ragazzi, abbiamo deciso di fare, proprio per celebrare questo Super Dream Collection, un po' anomalo, un contest giveaway, quindi un bel regalo per tutti voi, per chi appunto vorrà partecipare. E quindi in settimana, ragazzi, finalmente torneremo in live qui su Dream Team. Detto questo, vediamo i banner e poi dettaglio la review dei giocatori. Abbiamo avuto, ragazzi, un nuovo banner Next Dream, che è questo dove appunto sono adesso, che ha portato diciamo, per la prima volta due nuovi giocatori, tra l'altro uno molto molto importante, perché è appunto Nakamura. Sono carte del Glasgow Green, che è meraviglioso, fa anche un po' ridere, da Inghilterra, quindi questo non si capisce, pare che non gli avevano voluto, diciamo, attribuire la nazionalità giapponese. E poi abbiamo Von Larson, che invece è svedese, sempre anche lui del Glasgow Green, che mi fa morire come nome, ma va bene, non possono mettere in ciao. Poi abbiamo avuto, ragazzi, il nuovo banner dei giocatori svedesi, quindi vedete il buon Brolin, che chiaramente tra un attimo recensiremo, e il buon Fedrix, che anch'esso chiaramente è sempre ispirato e tratto dalla nazionale. E poi, oltre ovviamente ai due banner di cui abbiamo già parlato, ragazzi, abbiamo soprattutto il ritorno dei samurai giapponesi, tra cui quello che secondo me rimane ad oggi una delle carte sempre più forti nel giusto contesto del gioco, che è lo Tsubasa, diciamo, che uso anche io tuttora, e che quindi è sicuramente un giocatore che, se non avete, perlomeno provare a prenderlo. Io partirei proprio da qua, non parlo chiaramente diciamo, di questo mini Dream Collection selezione del supporto strategico, mentre anche questa lasciamo perdere, ma iniziamo dai samurai. Non vi voglio fare un'altra review di questi giocatori, perché la trovate già sul canale nella sezione player review, andando un po' indietro. Però ragazzi, guardate bene che è un banner a 6 step, quindi un 30, 40, 50 e 50%, quarto step se sei garantito, poi al quinto step 30% trovare un giocatore selezionato e sesto step nuovo giocatore, quindi giocatore selezionato garantito. È un ottimo banner, questa è la classica formula dei samurai che appunto abbiamo imparato a conoscere, ed è mono giro, quindi è chiaro ragazzi che farvi uno step completo qua vi costa qualche dream ball, ma soprattutto se non avete Tsubasa, è un'occasione che io non la perdo. E perlomeno, fare i primi 4 step è d'obbligo. Poi è chiaro che una volta che siete lì, buttare 100 Dream Ball per avere un giocatore e mezzo quasi tra quelli in rate up garantito è un qualcosa che merita fare. È chiaro che questo va contestualizzato, perché molti di noi, bar veramente anche voi, insomma, in generale, hanno questo Tsubasa. Quindi se dovete pullare, in generale non sapete dove pullare, per me vince sempre il Super Dream Collection, e questo vale anche per i banner che vedremo dopo, e quelli li reputo ancora inferiori. Ma è chiaro che se uno inizia a giocare, o comunque ha iniziato da poco, magari con l'anniversario, e non ha preso questo Tsubasa e ha le Dream Ball, ragazzi, provate a portarvelo a casa, perché almeno fino a giugno sarà il più forte. Veniamo ora ai nuovi banner, e inizierei dal banner Next Dream. Perché? Perché secondo me gli svedesi sono un attimino meglio, ma chiaramente va motivata. Ovviamente, ragazzi, il banner non ve l'ho detto, ma questa invece è la classica formula di banner che abbiamo avuto, quindi 9 step, però hanno differenziato, perché hanno messo allo stesso step un Next Dream garantito. Chiaramente non per forza uno di loro due, cosa che invece è vera al nono step. E abbiamo le triplette 30, 40, 50. Quindi un banner comunque molto oneroso, perché sono tanti step per giocatori che comunque
sono, non sono dei Dream Collection o Dream Festival o Summer. Iniziamo da Nakamura, che è un trequartista. Giocatore dalle statistiche non esagerate, mediamente quelle di attacco sono buone, ma diciamo che non eccelle particolarmente niente. Il tiro è buono, ma non è veramente top meta. Difensivamente poca roba, a livello di forza fisica c'ha questo strano 19k di maestria con solo 12.000 di potenza, che non mi va assolutamente a motivare il fatto che la sua stat principale sia il tiro e poi chiaramente la potenza sia così bassa. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, è un giocatore che è dotato di anticipo, quindi 60% di possibilità che l'autointercetto non si attivi, chiaramente l'autointercetto dell'avversario non si attivi quando Nakamura fa un passaggio, e ovviamente gli hanno messo come skill principale un passaggio, quindi capite bene che la sua statistica più forte è il tiro e non ha un tiro, c'è già qualcosa che non funziona, le statistiche sono fatte in modo un po' disordinato. Poi chiaramente il bond è un 7, quindi 7% è buono, ma non è assolutamente quello che vorrei da una carta nuova ormai. Piglia di venire difensore al 20%, è chiaro che questo vi fa capire come Nakamura, nonostante, vi ripeto, le fisiche siano fatte male, non sia un tiratore, ma sia più un regista o comunque un trequartista di supporto, anche perché, lo vedete dalle sue ultime due abilità latenti, partendo dalla prima, è dotato di consegna in linea diretta, quindi quando l'attaccante riceve il passaggio da Nakamura ha un 5% sul next comando, e poi ragazzi incoraggiamento, quindi quando lui vince un contrasto, i giocatori di club della sua squadra gli beccano un 5%, e per carità è tutto molto bello, però se io devo scegliere il regista in questo momento da mettere in squadra, non andrò mai a prenderlo. Andiamo adesso sul buon Larsson. La carta è strutturata più o meno allo stesso modo, è un doppio ruolo e anche attaccante, e le vedete che le statistiche, perlomeno come sono distribuite, è molto molto simile. Ha un po' più di tiro, meno dribbling e passaggio, molto meno difesa, più velocità, meno maestria. Ma, a differenza chiaramente di Nakamura, che vi dicevo, sembra che sia un tiratore dalle stats ma non lo è, lui è tiratore, è dotato di maestro d'area di rigore e occhio perché anche dell'area laterale. Questo significa che lo si può giocare sia come classico attaccante dentro l'area che anche come attaccante esterno per sfruttare ovviamente anche il dribbling, che non è alto ma lo vedete è molto veloce il buon Larsson e che quindi può comunque dire la sua. La cosa che è carina di Larsson è che è un giocatore che può essere giocato sulla fascia e gli hanno dato anche come abilità passiva, lo vedete, lo specialista del tiro angolare e anche il killer di stamina, che è un 20%, che per carità non è chissà che cosa, ma dice sempre la sua. Per quanto riguarda invece il discorso, ragazzi, dei bond, a chiudere è, diciamo, a due bond, quindi uno di buff e uno di debuff, che si attivano con 3 o più giocatori stranieri, ed è un più 2 meno 6. Più 2 meno 6 in senso assoluto non è male, però ragazzi vi ricordo che nel meta attuale ormai i giocatori debuff sono quasi esclusivamente, sono quasi spariti, cioè sono quasi esclusivamente for fun, e che quindi non mi fa impazzire. Banner, ragazzi, Next Dream assolutamente da skippare, non ci vedo veramente nessun utilizzo neanche per il bond, quindi completamente da skippare. Discorso che è un pochino diverso per quanto riguarda il banner svedese, perché abbiamo giocatori del World Youth e abbiamo Brawling, che è un ottimo difensore, ormai lo abbiamo imparato a conoscere, dotato da statistiche difensive veramente buone, tranne quell'inspiegabile 12.000 di blocco quando ha 19.000 di tiro, quindi è praticamente la statistica di tiro più forte dei giocatori che abbiamo visto finora, anche perché c'ha 22.000 di potenza, ma è un difensore. E voi direte, perché? Perché, ragazzi, il perché è che è una carta che probabilmente è stata pensata per un eventuale giocatore che possa giocare come mediano, recupera palla e spazza. Un po' i giocatori che ci usavano tanti anni fa su questo gioco, che appunto servivano, l'esempio classico è Matsuyama, per stancare il portiere avversario. E infatti c'è uno specialista dei tiri lunghi che si attiva l'80% delle volte. Ma io, ragazzi, faccio veramente fatica a ipotizzarlo con questo bestioso, a meno che uno poi non se lo ritrovi veramente avanti. E c'ha appunto questo bazooka nascente che già di per sé non perde impeto dalla distanza. Quindi mettete questo con l'abilità latente, è chiaro che il tiro arriva grosso modo al suo valore al portiere avversario. È dotato di una passiva che è un boost contro giocatori giapponesi del 10%, le skill sono quelle che vedete, quindi blocco, intercetto e contrasto. Vi dicevo che ha una statistica di blocco veramente veramente bassa, ma occhio ragazzi perché gli hanno dato un killer del tiro ed è contro ogni tipo di tiro.
Peccato che sia solo un 15%. Per andarlo ad aiutare gli ha messo auto-intercetto, auto-block al 60%, che è sempre una percentuale che non mi fa impazzire, e poi un 2% di boost ai giocatori svedesi, che per carità male non fa, però sono veramente pochi ragazzi gli svedesi utilizzabili. È chiaro che con queste statistiche, con il 10% contro i giocatori giapponesi e auto-block, auto-intercetto, si potrebbe anche provare a utilizzarlo difensore. La mia paura è che comunque con quella statistica di blocco faccia veramente fatica. Quindi potrebbe essere l'unico giocatore mediano che si può utilizzare invece che come regista, come appunto tiratore. Un po' alla Michael, per capirsi. È chiaro che è una carta che lui è un difensore, cioè non è un impostatore, dribbling e passaggio fa schifo, però occhio, perché potrebbe essere fun utilizzarlo in questo modo. Quindi magari affiancarlo al classico mediano regista, come può essere Aoi, come può essere Matsuyama, e metterci lui, giusto per avere questa feature in più che gli consente chiaramente di intercettare, eventualmente vincere il matchup e poi andare a tirare. Per quanto riguarda Fredericks invece, ragazzi, è il classico trequartista, infatti vedete le statistiche offensive sono ottime, veramente ottime, difensivamente contrasto e intercetta un po' così, a livello fisico tanta roba. È un giocatore che è dotato del legame svedese, quindi si puppa un 20%, che non è male, fino a due giocatori svedesi, quindi si fa abbastanza facilmente, ha delle buone skill, perché comunque ha il tiro tecnico e loop che è un 5-50 e non perde impeto, soprattutto ragazzi, questo è importante, dalla distanza. È dotato, lo vedete qua, anche lui di un boost a giocatori svedesi del 3%, quindi se li utilizzati chiaramente concatenati è un 5 che non è male per niente, non ha bond purtroppo, ha un nerf del 20% all'auto-intercetto dei mediani difensori avversari, è dotato anche lui, lo vedete, di un killer di stamina del 20%, e poi quello che lo va a caratterizzare più come trequartista esterno è sicuramente il range di dribbling per 3. Ora, ragazzi, cosa penso di questi giocatori? Allora, è chiaro che il buon Fredericks, se viene giocato con il 20% di statistiche, quindi con per i svedesi, e non è male, perché il 20% a livello offensivo con quelle statistiche iniziano ad essere importanti, difensivamente secondo me fa fatica, e poi calcolate che c'è un altro 5% se lo giocate anche insieme a Brolin. Quindi secondo me ha senso analizzare la coppia. Li vedo in un team top meta? Assolutamente no. Li vedo in un team buono giocabile? Assolutamente sì. È chiaro che si torna al solito discorso, cioè andare a pullare un banner che anche qui è costituito da, lo vedete, 9 step con la garanzia di trovare uno dei due solo al nono step. In un momento storico in cui abbiamo il ritorno di Tsubasa e soprattutto due Super Dream Collection che sono molto validi, ragazzi, io non ve lo consiglio. Siete all'inizio, avete bisogno di giocatori, allora è una coppia da portarvi a casa, però occhio che vanno presi entrambi, secondo me. Brolin forse può giocare anche da solo, ma Fredrik senza Brolin direi proprio di no, è praticamente ingiocabile, e che quindi il consiglio rimane a livello globale: usate sempre le vostre risorse, aprile sta arrivando, la Pasqua sta arrivando, l'anniversario inizia a, diciamo, far sentire il suo profumo. Ragazzi, spero che vi sia stato utile, è stato un po' più lungo del solito, però c'erano da recensire diversi giocatori e in generale la situazione di banner. Mi raccomando, guardate il canale, ditemi la vostra nei commenti, iscrivetevi se siete nuovi e noi ci vediamo con un prossimo video. Bella a tutti e ciao, grazie.